Ogni luogo dell'Etna dà una sensazione particolare. Ogni luogo è un mondo a sé e non si può che rimanerne affascinati. Questo mondo si trova sul versante sud del nostro vulcano, sui 1300 metri di quota, ed il suo nome è Monte Sona. Entro nel bosco che è cresciuto sui fianchi antichi del monte dall'ingresso meridionale, al confine di una curva dove lascio per un po' la civiltà e i suoi rumori. Da questo bosco mi sento difeso, come avvolto in un panno. Ginestre, lecci, ma specialmente pini sempreverdi e querce che non hanno ancora messo le foglie dopo il rigido inverno. Le loro ombre si stagliano sul sentiero, quasi sembra di poterci inciampare. Per un attimo gli alberi si diradano ed appare verso valle il profilo di Monte San Leo, antichissimo cono avventizio appartenente ad un'altra eruzione. Esso è più recente rispetto al cono su cui mi trovo. Nato tra i 15.000 e i 4.000 anni fa, della sua colata lavica oggi ne rimane ancora una grossa fetta tra i 450 e i 900 metri di quota tra i paesi di Belpasso e Ragalna, ormai totalmente antropizzata. Subito dopo il sentiero curva vistosamente. Non si tratta di una morfologia casuale. Qui il fianco di Monte Sona è scavato dalla presenza di una serie di bocche, dovute ad un'eruzione avvenuta intorno all'anno 1000. Siamo in una zona molto attiva dell'Etna, dove in passato molte eruzioni si sono sovrapposte, quasi a contendersi lo spazio ristretto. Ogni cono corrisponde ad una manifestazione eruttiva, di cui nulla abbiamo potuto vedere se non ciò che oggi ne rimane. Poco dopo il sentiero si divide in tre. Seguo per primo il più a destra, nonché il più breve. Affrontata una piccola salita, si arriva in uno spiazzo pianeggiante. Si tratta sempre di una delle bocche che hanno tagliato questo fianco del monte. Trovo una piccola area attrezzata, sotto l'ombra di pini e querce. Le altre due vie finiscono con l'incontrarsi più avanti. Il percorso più a sinistra scende fino alla base sudoccidentale del monte, per poi risalire accostandolo. Continua allora per la stradina centrale, dopo aver superato questa quercia spoglia, che il sole usa per proiettare sul terreno i suoi giochi d'ombra. Ecco ciò che le stagioni hanno lasciato sul terreno, un tappeto di foglie. Ed il fragore del calpestio giunge all'orecchio come un suono nuovo, in perfetta armonia con la serenità che mi circonda. Scompaiono i pini e si infoltiscono le querce, con i loro rami ancora avvizziti dal freddo. Può capitare di sentirsi osservati, chissà con quali pensieri. Inizialmente confuso dalla conformità di colori, man mano che si percorre il sentiero diventa più evidente un ammasso di roccia poco al di là del bosco. Subito dopo una curva, infatti, il bosco ha un taglio e si apre la vista sulla sciara vecchia e schiarita del 1910. Su questa, nel 1983, è giunta un'altra colata che mi meraviglia per la sua vastità. La curiosità mi impone di avvicinarmi. Cammino su un terreno molto caotico e ad ogni passo quella parete sembra crescere. Un muro di lava solidificata, sceso oltre 30 anni prima verso valle e adesso qui, immobile, a far da pelle al vulcano.
continuo a salire di quota accostando i piedi di Montesona. Poi lo abbandono per seguire un sentiero che passa sopra la roccia del 1910. Al di là scorgo un altro grosso apparato vulcanico. Tra questo e l'altro monte la lava si è insinuata. Si tratta di Monte Manfred, che visiterò più tardi. Raggiungo la base settentrionale del monte. Di fronte appare finalmente la cima dell'Etna. Qui si trova anche un secondo ingresso che porta sulla strada provinciale, ma soprattutto parte il sentiero principale che ci accompagnerà sulla cima di Montesona, denominazione di cui non si conosce l'origine. Si sale velocemente di quota e tra i rami cominciano ad apparire paesaggi mescolati, tipici del vulcano. Si giunge sull'orlo del cratere, profondo, ma anch'esso ricoperto da un intrico di fusti e chiome. Non è possibile capirlo, ma si tratta di due conche quasi unite in un'unica bocca ellittica. Cammino su un bordo piatto e molto ampio, mentre tra i rami il cielo continua ad essere azzurro. Monte Vetore, uno tra i coni più grandi di questo versante. Poco più avanti si incontrano un muro in pietra lavica e una staccionata in legno. Si accede ad un viottolo che porta ad una vedetta avvistamento incendi del corpo forestale. E proprio qui trovo un piccolo spiazzo da cui poter godere del panorama migliore. Mi appare un corrugato ammasso di colate, la coriacea acute del vulcano. La strada serpeggia in cerca di una meta, mentre antichi apparati eruttivi naufragano in un mare di roccia scura. Da più in alto giunge qualche boato, segno del fermento all'interno del vulcano. Continuo ad aggirare l'orlo, quasi lo completo, ma vengo attirato da una piccola digitazione che scende ripida lungo il fianco ovest. Mi porta ad una piccola area attrezzata, molto vicina ad altri due crateri, anch'essi aggirabili sugli orli, e appartenenti sempre alla stessa eruzione. Ed è qui, tra querce ancora assopite e piccoli fiori che annunciano l'ormai prossima primavera, che vivo i momenti di maggiore serenità di questa escursione. Proseguendo si torna facilmente al percorso iniziale e da qui decido di continuare alla volta di Monte Manfred. Il sentiero si biforca e se da una parte mi riporta in strada, dall'altra mi accompagna ai piedi del grosso cono. Su questo versante sono cresciuti principalmente alberi di castagno, mentre più in là sono le querce a prendere il sopravvento. Il nome di Monte Manfred non ha una derivazione certa, ma potrebbe trattarsi della storpiatura di un cognome. La sua età è compresa nello stesso periodo di quella di Montesona, ma si tratta di due eruzioni differenti. Della sua colata oggi rimane ben poca traccia. Camminando su una carreccia accostata da una lunga staccionata, in poche centinaia di metri si giunge ad un rifugio, recentemente ristrutturato dal comune di Belpasso. Qui, dove fino a pochi anni fa si trovava un vecchio edificio abbandonato. Oggi appare come un ampio riparo. Inaugurato nel 2015, seppur recente, rispetta lo stile classico degli antichi rifugi in pietra lavica.
All'interno della struttura vivono i gestori del rifugio, che passano qui buona parte del loro tempo. Si occupano della manutenzione della struttura e dell'accoglienza dei turisti, che qui possono trovare un luogo in cui passare una giornata all'insegna della natura, anche nel senso più letterale, poiché in questo rifugio non si utilizza plastica monouso. I gestori forniscono piatti in ceramica e bicchieri di vetro, in modo da non produrre materiali inquinanti. Si fa molta attenzione anche all'acqua. Non ci si pensa mai, ma all'interno di molti rifugi non è possibile avere acqua corrente. L'approvvigionamento avviene attraverso il recupero dell'acqua piovana, cercando di non farne andare perduta neanche una goccia. Altro problema dei rifugi è l'elettricità. In molti non è presente alcuna illuminazione, alcuni sono forniti di un generatore di corrente. Il rifugio Manfré è collegato alla rete elettrica, quindi può essere fruito anche nelle ore serali. Per utilizzare i servizi offerti dal rifugio Manfré è necessaria la prenotazione. Tramite il pagamento di un biglietto è possibile fare uso dell'area attrezzata per i barbecue, mangiare sui tavoli in legno ed usare i servizi igienici. L'interno del rifugio è composto da due stanze soppalcate, dove sono disponibili 7 posti letto e 3 brandine, per un totale di 10 posti per il pernottamento. Vi è anche la possibilità di portare le proprie lenzuola, riuscendo a risparmiare qualcosa, oltre che economicamente, anche sull'utilizzo dell'acqua. Gestire un rifugio di montagna significa anche entrare in sintonia con l'ambiente che ti circonda, ed in un posto simile non si può che sentirsi pienamente parte della natura. Questa zona è attraversata dal sentiero 786 del CAI, che parte da Belpasso e giunge qui dopo 15 chilometri. Mi lascio il rifugio di Monte Manfré alle spalle e proseguo lungo lo stretto e a tratti poco marcato sentiero che accosta questo monte. Proseguendo verso ovest, incrocio nuovamente l'altissimo argine della colata del 1983. Qui è stata costretta a modellarsi sulla curvatura del monte. Il sentiero ci impone di salirci sopra, su un tracciato ripido che porta in cima alla parete di roccia, e una volta lì scopriamo di ritrovarci già in strada. L'escursione potrebbe concludersi già qui, ma volendo c'è ancora qualcos'altro da vedere. Per farlo occorre camminare sull'asfalto verso est per 300 metri, fino a scorgere un piccolo spiazzo in terra battuta. Da qui si intercetta un breve sentiero in salita, che ci porta inaspettatamente sull'orlo di un cratere dalle pareti scoscese, al cui interno la primavera sfoggia il suo abito più splendente. È la bocca più a nord di Monte Manfré, ed appartenente alla stessa eruzione. Ricordiamoci che stiamo parlando di un cono nato durante un'eruzione di età preistorica, ma i colori accesi delle rocce che ne compongono la superficie lo fanno apparire molto più recente di quel che è. Sul lato settentrionale, una sbavatura della colata del 1983 ha tentato di entrare all'interno della fossa craterica, restando pietrificata nel tentativo di seppellirla per sempre. Ancora una volta, possiamo fermarci, tornando al punto di partenza percorrendo un paio di chilometri in discesa sulla strada che abbiamo usato per raggiungere questo conetto, oppure ripercorrendo all'inverso i passi che ci hanno portato fin qui. O ancora, si può continuare a salire, verso la cima di Monte Manfré a 1460 metri di quota. Si cammina dove il terreno è più marcato, affiancando germogli nuovi e querce appigliate a pareti impervie. Giunti in cima si finisce con il camminare sul piccolo lembo di terra che divide la discesa del fianco da quella che porta sul fondo del cratere. E qui chiedo di essere lasciato un po' da solo, a passeggiare ancora in mezzo a questi alberi, in un luogo come tanti, che però conoscono pochi, e che come tanti altri è fonte di ciò che di più prezioso abbiamo, la serenità. Thank you.